Rosy Bindi ansa e sottrarre la figura di Don Lorenzo Milani a interpretazioni più o meno fedeli del suo pensiero. Rosy Bindi ha le idee chiare sul compito che l'attende come presidente del Comitato Nazionale per il centenario della nascita del priore di Barbiana. E soprattutto ha le idee chiare sul senso della manifestazione di domani che dà il via al centenario, che vedrà la presenza, a Barbiana, del capo dello Stato Sergio Mattarella e del presidente della CEI, il cardinale Matteo Zuppi, di restituire all'Italia un grande italiano, per restituire all'intera comunità ecclesiale un grande credente, sintetizza l'ex parlamentare, ex ministro politico di lunga data, nonché storico esponente dell'associazionismo cattolico. Cosa può dare questo centenario al paese e alla Chiesa? L'essenziale, secondo me, è che Chiesa e la nazione italiana dedichino un po' del loro tempo a rileggere tua opera e ad accogliere il tuo messaggio. Facendo parlare Don Lorenzo senza fermarsi solo a frasi famose. Questo giustifica tutti coloro che non l'hanno mai dimenticato. C'è una vivacità a scuole, nelle parrocchie, associazioni sebbene non sia stato compreso da tutta la comunità ecclesiale e civile, c'è una continuità nella trasmissione della sua testimonianza. Don Lorenzo può andare oltre una generazione che si è ispirata a lui? Per la mia generazione Don Milani è stato un colpo al cuore sul piano ecclesiale e civile, un maestro qualificante della nostra formazione e delle nostre scelte di vita. Molto obbediente e molto a disagio. La scelta dei poveri parla al presente? Fu una scelta incondizionata con i poveri. Don Milani condivise veramente tutta la sua vita. Veniva da una famiglia benestante, colta, cosmopolita e ruppe letteralmente i suoi privilegi con chi non aveva nulla. Senza il dono di tutta la sua ricchezza culturale e spirituale non sarebbe stato così importante per i ragazzi come lo è lui. Questo ci interroga molto. Come Chiesa, che deve costantemente chiedersi se sta davvero mettendo al centro i poveri. Come comunità civile, che deve saper vedere crescere la povertà e anche l'involuzione di una scuola che esclude e non include. Cosa c'era dietro il suo grande lavoro? Una grande sete di giustizia, che ha tradotto in una visione politica riassunta nel motto, il «mi interessa», contrapposto al «me ne frego». Credeva nella forza liberatrice della parola, l'educazione e la cultura erano fattori di uguaglianza e giustizia. La crisi della scuola non è solo una crisi dell'istituzione, ma anche delle famiglie che non considerano la cultura e la parola priorità per i propri figli. I nostri genitori si sono tolti il pane bocca per farci studiare. Oggi abbiamo tassi abbandono esplicito e implicito altissimi il livello dei laureati Ungheria-Romania, non Francia-Germania. Sono temi molto attuali. Lei fa riferimento a interpretazioni discutibili del pensiero di Don Milani. A cosa si riferisce? La sua scuola era molto impegnativa a tempo pieno, senza ferie e senza pause.